Ah, buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Un grande saluto da MarcX91, come state? Tutti bene? Spero proprio di sì, eh. Colgo l'occasione per salutare Riccardo Piacentini. Ciao Riccardo, spero che vada tutto bene, eh. Continua, mi raccomando, a seguire, continuate anche voi altri a seguire la serie, mi raccomando, che è molto importante. Oggi siamo qui per il nostro quarto giorno probabilmente in questo accampamento di selvaggi e ho un consiglio da darvi ragazzi, per voi che magari non lo sapete, ma anche che per chi magari sta giocando a The Forest, ma magari appunto non sa nello specifico questa cosa. Non venite mai e poi mai ad abitare qui vicino ai cannibali, perché ragazzi è veramente una cosa assurda. Io adesso momentaneamente per ora non c'è nessuno e però sono stato veramente massacrato in questi giorni, che neanche vi immaginate quanti indigeni mi hanno attaccato. Veramente una bolgia. Vi faccio vedere un po' i miei progressi nel gioco. Sì, appunto, stavo dicendo non c'è nessuno e come avete appunto sentito poc'anzi fa, c'è un nemico proprio qui vicino a noi. Eccolo qui, salve! Adesso mi ammazza perché sono senza difese. Ah, non c'è mai un minuto di tregua. Salve! Madonna, ti prendo, ti desuo. Ah, aspettate, devo trovare la grotta ed andarci assolutamente. Dov'era la grotta per di qua? Come potete ben vedere, non ho fatto neanche in tempo a dire che si stava bene in questo piccolo frangente di filmato, ma sono venuti subito a romperci le scatolette. Ah, vi assicuro, ragazzi, appunto, come vi stavo dicendo, non venite a costruire qui vicino perché è una cosa impossibile. Vi attaccheranno che neanche vi immaginate quanti. Allora, devo trovare la grotta un secondo, così posso spiegarvi molto più tranquillamente come sta andando la situazione. Come potete ben vedere, anzi, ve la faccio vedere dall'alto così non mi attaccano. Ci siamo portati avanti un po' con i lavori e ho deciso di costruire appunto delle case sull'albero. Questa va eliminata perché speravo di arrivarci ma non ci arrivo. E ci stiamo appunto costruendo questa casetta sull'albero. Poi lì sotto forse ci andrà una casa, adesso vediamo. Devo un pochettino organizzare meglio. Mi è craccacchiarola. Mi ha fatto un piccolo schizzo il gioco. Arrivederci. Allora, qui siamo al sicuro, più o meno. E volevo illuminarvi appunto su alcune piccole cose che ho scoperto. Lo sapevate che verso l'orario, verso il tramonto, gli indigeni si recano nei villaggi, si inginocchiano verso un punto che non so sinceramente se quel punto è qualcosa di specifico e a casaccio, si inginocchiano e iniziano a pregare in stile Buddha. Praticamente li vedrete, se sentite dei strani rumori tipo om, non lo so. Praticamente si mettono a pregare. E ho scoperto appunto questa cosa. Ovviamente io da bravo cittadino sono andato a rompergli le scatole. Un'altra cosa che ho scoperto è che le valigie nell'ambiente esterno non spawnano, mentre all'interno delle grotte tornano ad essere disponibili. Questa zona è comodissima, ragazzi. Cioè, veramente di una comodità allucinante, soprattutto per queste. No, aspetta, dov'è? Soprattutto per queste. I medicinali, si possono raccogliere i medicinali a go-go. Difatti io ogni tanto scendo, prendo i medicinali e me li metto da parte, come potete ben vedere. Ma avete visto tra l'altro la patch che sta per uscire su The Forest? Mamma mia, uno spettacolo allucinante. Avremo la macchinina dei Fliston, avremo la possibilità di craftarci una macchina completamente di legno, bellissimo. Veramente spettacolare, deve essere qualcosa di epico. Inoltre hanno aggiunto appunto dei nuovi nemici che ci daranno parecchio filo da torcere, anche perché sono molto grossi. E dal filmato sembrerebbe che addirittura gli stessi cannibali vengano attaccati da loro e che loro attacchino i cannibali a loro volta. Quindi sembrano quasi creature a noi neutrali, diciamo. Quindi insomma sarà qualcosa di molto carino, ci sono questi nemici, hanno messo anche il deltaplano, mi pare sia, si chiami così. Insomma hanno aggiunto delle cose
Molto interessanti, devo essere sincero. Questa patch non è ancora arrivata, quindi non so se sia in fase di lavorazione o c'è una data ben precisa per l'uscita. Comunque saranno cose molto molto interessanti. E niente, ora aspettiamo il giorno e vediamo un po' se riusciamo a dormire. Oh, sono pieno di gambe. Sono praticamente tutti i giorni attaccato da queste docili e bellissime creature. Vediamo. Ora però volevo provare, dato che scusate, non riesco più a uscire di casa. Ok, non era quella la porta. Ora però volevo provare a craftarmi le effigi, dato che finalmente ci hanno fornito le effigi. Finalmente. Dove me le metto? Voglio provare a craftarne una qui, vediamo un po' come esce. Effigi libera. Mia. Ok. Ce la facciamo qui. Allora, come funziona? Devo selezionare la gamba, testa. Ah, ok, posso metterla come voglio, a mio piacimento. Gamba. Questo è un art attack. Bellissimo. Sembra quasi una persona seduta sul divano con le braccia incrociate e le gambe sul puffo mentre guarda la TV. Cosa stai guardando, tra l'altro? Ah, guarda i tuoi colleghi qui. Aspetta, che ti tolgo i colleghi da davanti. Bella lì, scendete, Jack. Ok, bellissima questa effigie, veramente uno spettacolo. Sì, è praticamente un'effigie che si rilassa. Sono molto contento. Salve anche voi là in fondo, che siete venuti ovviamente a rompere le scatole quest'oggi. Mi mancavate un sacco. Ciao. Adesso aspettate un secondo che vi faccio il regalino. Dove sono? Dove sono? Dammele. Dove sono? Dove cacchio sono le dinamiti? Ah, eccole qui. Equipaggia. Aia. Quanto ci impiegano ad esplodere queste cose? Boom! Presi in pieno! Wow! Direi che le dinamite fanno i suoi danni, eh? Via! Vabbè, dai! Andiamo sul classico. Ai ai ai, aiuto, aiuto, aiuto! Non mi avrete mai! Ah, pivelli. Una cosa che mi chiedo è la dinamite. Con quanti colpi dovrebbe uccidere i nostri amici ciccioni? Ce n'era uno qui. Dov'è? Sento la sua voce. Oh, che cazzo! Eccoli qua! Guardali che belli! Ui. Vediamo un po' se sono così stupidi. No, ho fatto il giro. Ah! Ok. No. Boom. Preso in pieno. Oh mio Dio. Però a mani nude. E niente ragazzi, mi hanno ucciso. Va, riprendiamoci la dinamite e andiamo a farci un giretto da qualche parte.
Oh, che bella la mia maglietta col lupo. E voi ragazzi volete che io la cambi? No, no. Questa maglia non si cambia assolutamente. Però, c'è un però. Quanti lo so? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volevo andare a visitare dei posti che ho già visitato in passato, perché Michael Conte, tu mi hai lanciato una frecciatina su una cosa e mi hai fatto venire in mente che ci sono dei punti sparsi nella mappa dove ci sono appunto queste rocce nelle quali sotto si trova, non so, un pezzo di un'arma, mi pare sia. Quindi adesso voglio tornare a casa mia perché vicino. Sì, scusi, No, qua mi ammazzo. Voglio tornare vicino a casa mia perché tecnicamente ne ho due di questi punti vicino a casa. Gli altri non so ovviamente dove siano. Quindi voglio appunto tornare a casa mia. Dopo tanto tempo vedrò casa mia. Beh, in realtà sono 4 giorni, però vabbè. E vedere appunto questi buchi che cosa contengono. Oh sì, mio fungo, nuova pianta scoperta. Mio altro fungo. Tecnicamente posso fare le armi velenose anche, non so l'utilizzo, non so cosa facciano i nemici, però ho notato che si possono avvelenare le armi, tipo la lancia soprattutto. Ah, la mappa segna anche dove sono, ma ovviamente non serve un cazzo. Non so se ho capito male io, ma la mappa tecnicamente segna solo il percorso che si fa all'interno delle grotte. Ah, casa! Sono tornato a casa. Salve mura di casa mia, salve quasi trappola. Ah, eccoci qui, quasi quasi potrei farci anche già un'effigie da che siamo qui davanti, che faremo ovviamente più avanti, non adesso. Cosa facciamo? Quella più carina? Tre teste, due gambe, tre braccia. Effigie piccola, grande, effigie braccia. Bellissimo. Poi l'ho fatta proprio in mezzo alle palle. Permesso. Salve casa, quanto mi sei mancata. Effettivamente però la mappa non è grandissima di The Forest, se ci pensate. Non è affatto grande. Ah, eccolo qui il. Ah, effettivamente. Madonna Michael, sei un grande. Aspetta, equipaggio, vediamo un po'. C'è anche il simbolo della dinamite, non ci ho neanche fatto caso. Ops. Bomba in buca! Che cosa c'è qui? Aspetta. Cosa ho preso? Vecchia pistola parte 2 di 8! Cazzarola! Caro Michael, cosa mi fai trovare? Grande! No, la mia maglia non si cambia con nulla. Quindi che significa che anche dall'altra parte, nel villaggio, ci deve essere un altro pezzo. Questa sì che è una bella notizia. Grazie Michael. Grazie infinite. Non so quanti danni faccia. 1, 2. Altre due lucertole. Mie lucertole. Direi che da non averne neanche più una ne abbiamo un'infinità, eh. Oh, abbiamo preso un coniglio, adesso arrivo anche da te, non ti preoccupare. Aspetta, c'era un punto. Dov'era quell'altro punto che avevo visto? Fa il coniglietto.
Eccolo qui quell'altro. Ok. Dinamite. Cazzo, allora. Bastardo. Tanti auguri. Ho preso un orologio da polso. Ma che cacchio me ne faccio? Vecchia pistola parte 3 di 8. Molto bene. Molto molto bene direi. Mio uccello. Qui prima c'era lo stronzone. E ah, siete proprio qui che mi aspettate a casa mia. Che gentili che siete. Beh, guardate, io vado per di qui. Non vi dispiace. Ok. Allora, ti metto qui col tuo amico. E fatti bravi, eh. Molto molto bene direi. Ci manca solo questa e poi siamo a posto. Madonna che bella casetta. Se non ci fossero questi bastardi qui sarebbe ancora più bella. Ragazzi, dato che abbiamo 10.000 pelle di lucertola, che ne dite se ci facciamo l'armatura? Sì, ma state calmi. L'armatura mimetica 7, vediamo un po'. Combina. Di foglie ne ho solo 1700, non so se bastano. Ironico, ovviamente. Ok, vediamo un po' come ne esce. Cosa ne esce? Beh, non è proprio uno spettacolo, eh. Diciamo che sembreremo uno spinaccio ambulante. Ma in testa non posso mettere niente, che peccato. Vabbè, abbiamo l'armatura semi completa mimetica. Manca solo i piedi. Ah, è l'alba. Guardate che splendore vedere la nostra base con questo sole che sta sorgendo. Uno spettacolo bellissimo. Insieme ai nostri cari amici qui fuori, ovviamente. Ma mi dispiace per voi, io devo andare da un'altra parte. Tu mi servirai proprio per l'effigie. Il resto di te lo do ai pesci. Dai, fatti sotto. Su. Non hai paura, eh? Hai ragione, fai bene. Signora Lucertola, lei ha dei seri problemi. Molto seri. C'è qualcosa che... Ah, ok. Devo recuperare la pelle perduta, quindi mi do subito da fare. Ma se io ti metto una freccia in fronte... Ah, non ti finisci in fronte, va bene. Oh, guarda, un'altra lucertola. Che mira di merda. Questo posto, ragazzi, è pienissimo di risorse. L'unico punto problema, come vi ho già detto, sono i nemici. Ce ne sono una valanga. Ora non c'è nessuno, tra poco ne arriveranno a circa 40.000 a romperci le scatole. Io direi ragazzi che per oggi possiamo fermarci qui. È andato tutto abbastanza bene, dai, siamo morti una volta, abbiamo provato la dinamite e grazie a Michael abbiamo trovato due pezzi della pistola.
Cercheremo anche gli altri e completeremo anche quell'arma. Come sempre, ringrazio tutti per il sostegno. Vi ringrazio anche per i vostri suggerimenti perché mi aiuteranno a crescere sia nel canale che anche nella serie, ovviamente. Quindi, con questa bella pallina che lanceremo in aria felicemente contenti, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti!